Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Vorrei fare un video. Praticamente ieri stavo leggendo Marco, i primi capitoli. C'è stato un verso che ha trafitto il mio cuore. Si tratta del verso 17, ce l'ho qui davanti a me. Ho il computer aperto, voi non lo potete vedere. Quindi Marco capitolo 1 verso 17 dice un qualcosa di molto importante. E vogliamo un attimino vedere quello che il Signore ci dice. Tutto quello che diremo, faremo e leggeremo, lo diremo, lo faremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. È un verso molto semplice. Dice quanto segue. E Gesù disse loro: venite dietro a me ed io vi farò essere pescatori d'uomini. Punto. Wow. Parole semplici da leggere. Molte cose della scrittura, quando le leggiamo, lo facciamo con facilità. Questo sempre per grazia. Parlo ai nati di nuovo. Però poi metterle in pratica, cioè viverle, è tutto un lavoro. Qualunque cosa si legge nella parola di Dio richiede una vita. Bene, qui l'enfasi viene posta sulla divinità, sulla persona della divinità, quindi sul Signore Gesù, il Cristo. Quindi la scrittura ci dice che Gesù è colui che concretizza l'opera, che compie l'opera. Lui dice: venite dietro a me e io vi farò essere pescatori d'uomini. Ora, non voglio entrare nel secondo ragionamento, cioè la responsabilità dell'uomo. Ovvero, l'uomo deve rispondere al chiamato, così come Noè dovette rispondere al chiamato. Quindi senza Dio non c'è salvezza. Questo è, come si dice a Roma, il sacrosanto: senza Dio non c'è salvezza. Se Dio non fa il primo passo, è inutile, l'uomo può fare quello che vuole, non c'è niente da fare. Però Dio coinvolge l'uomo sempre, e infatti anche qui lo fa, dice: venite dietro a me, cioè tu dal canto tuo rispondi alla chiamata. E lo stesso valse anche per Noè. Se Noè non avesse ottemperato al chiamato di Dio costruendo l'arca, Noè non si sarebbe salvato. Ecco. Questa era una piccola parentesi, proprio per distruggere la fantomatica dottrina della predestinazione. No, 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 la fantomatica dottrina della predestinazione posa la sua dottrina fantomatica su mezze verità. Cioè dice: no, ma senza Dio l'uomo non si può salvare. Amen. Per questo Dio ha tanto amato il mondo. Perché ha tanto amato il mondo? Per salvarlo, e nel salvarlo ha dovuto dare il suo unigenito figliuolo Gesù il Cristo, affinché chiunque credesse in lui non perisse, ma avesse la vita eterna. Quindi Dio ha fatto il primo passo. Una volta fatto il primo passo, lo ha fatto per tutto il mondo. Gesù è morto per tutto il mondo e quindi tutti hanno la possibilità, ok, di entrare a far parte della Chiesa di Gesù Cristo. Se Dio non avesse fatto il primo passo, l'uomo veramente non si sarebbe mai potuto salvare. Amen. Perché da solo l'uomo non si può salvare. Ma siccome Dio ha fatto il primo passo, ok, adesso sta all'uomo rispondere a questa azione divina che viene appunto predicata, insegnata di epoca in epoca, ok? Attraverso i discepoli di Gesù Cristo, che sono nati di nuovo, che vanno per tutto il mondo, come scritto appunto nei quattro Vangeli: andate per tutto il mondo, predicate questo Vangelo affinché chiunque crede in lui non perisca,
perisca, ma abbia la vita eterna, e chi avrà creduto sia battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Questa era una piccola parentesi che mi è venuta in mente adesso leggendo il passo. È tutto improvvisato. Adesso, 6-7 minuti, mi sono proprio aperto alcuni versi che sono, ripeto, molto importanti. E quindi venite dietro a me. Ma adesso io voglio parlare un attimino, okay, del fondamento, quindi del Signore Gesù. Il Signore Gesù gli ha detto: io vi farò essere pescatori d'uomini. Io. Quindi se Dio non opera nella nostra vita, noi non possiamo fare niente. Anche quando nasciamo di nuovo, dal momento in cui noi nasciamo di nuovo, effettivamente il nato di nuovo dal primo giorno è chiamato a fare tutto nei limiti del suo range di azione, delle sue capacità e quant'altro. Un nato di nuovo che ha 5 minuti, che è nato di nuovo, predicherà di Gesù là come può farlo, e io ho già raccontato la storia del mio pastore Ezio Evangelisti, che era nato di nuovo da poco, aveva pochi annetti. Lo Spirito Santo gli fa sentire, c'è tutta una storia lunga, che doveva andare a Genazzano, qua a Roma. Va a Genazzano, per farla breve, non sapeva molto dell'Evangelo, e l'unica cosa che diceva è: ero un peccatore e il Signore Gesù mi ha salvato. Poi è nata la prima chiesa di Genazzano, fondata dallo Spirito Santo attraverso il suo servo Ezio Evangelisti, e oggi c'è ancora questa chiesa, questa comunità. Quindi, certamente un nato di nuovo che sa poco farà quello che farà, però secondo le sue capacità, ma è lo Spirito Santo che deve chiamare. A prescindere, se tu hai molta competenza in determinate cose o non hai competenza, se lo Spirito Santo ti chiama, certamente ci sarà una edificazione, nascerà qualche cosa, nascerà. Se tu hai delle conoscenze, lo Spirito Santo può usare quelle conoscenze. Se non hai determinate conoscenze, basta una parola, lo Spirito Santo fa quello che vuole. E al contempo lo Spirito Santo può tranquillamente non operare, nel senso che noi facciamo tutto, parliamo, facciamo quello che possiamo, ma poi appunto lo Spirito Santo si può riservare anche di non operare per mille motivi, o perché non è il tempo, o per mille altre cose. Ma una cosa è certa: se lo Spirito Santo non opera, se il Signore Gesù non chiama, non c'è niente da fare. C'è il famoso Salmo 127, che recita delle parole che noi conosciamo tutti: invano si affaticano gli edificatori se il Signore non guarda la città. Invano si affaticano gli edificatori. Invano si va a predicare laddove Dio non ti ha chiamato ad andare. Paolo stesso disse: io andrò a Gerusalemme. No, non andare, perché non ti ascolteranno. Non andare. Questa è Bibbia. Non andare. Io vado in Africa a fare il missionario. Chi ti ha mandato? Io mi metto a fare il pastore. Chi ti ha chiamato? Io mi metto a fare l'evangelista. Chi ti ha chiamato? Un conto è evangelizzare, un conto è buttarsi in un ministero dove nessuno ti ha chiamato. Io mi metto a fare il dottore della legge. Chi ti ha chiamato? Poi vedi che iniziano a insegnare castroneria. Io mi metto a fare il profeta. Chi ti ha chiamato? Quindi,
invano si affaticano gli edificatori. La chiamata per ogni credente a qualsiasi cosa, qualunque, viene da Dio. E per ricevere la chiamata bisogna essere figli di Dio. Stefano, per servire alle mense, era nato di nuovo, aveva creduto nel Signore Gesù, aveva creduto nel messaggio, aveva ricercato il battesimo dello Spirito Santo, aveva ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, dava testimonianza e il Signore lo chiamò a servire alle mense. Per servire alle mense bisognava essere ripieni di Spirito Santo. Oggigiorno si vuole fare tutto, si vuole ricevere la chiamata senza pagare il prezzo, senza pregare, senza digiunare, senza ricevere il battesimo dello Spirito Santo, senza portare frutto, senza crescere, senza niente. E poi sentiamo anche insegnamenti molto, ma non voglio mettermi a fare, insomma, c'è una confusione. Oggigiorno veramente c'è una confusione pazzesca. Incredibile. Se non sei come me, non vali niente. Se porti la cravatta, non sei un vero cristiano. È uno che dice che chi porta la cravatta non è un vero cristiano, sta facendo il culto alla maglietta. Se fai parte di quella congregazione, non è una vera chiesa, devi essere... Beh, incredibile. Dio mio, liberaci. Veramente si salvi chi può. Comunque io nel mio piccolo, insieme a un miliardo di altri fratelli, nel nostro piccolo, continuiamo a portare quello che possiamo con l'aiuto del Signore, con la sua chiamata, se Lui vorrà, cercare di portare questa parola che è luce. Ed è molto importante. Prima Corinti 3 dice, lo voglio prendere, prima Corinti 3 dice: fratelli, io non ho potuto parlare a voi come spirituale, vi ho parlato come a carnali, come a fanciulli in Cristo, e vi ho dato a bere del latte e non vi ho dato a bere del cibo, perché voi non potevate ancora portarlo, anzi neppure ora potete perché siete carnali. 2000 anni fa c'era questa situazione nella chiesa e il pastore di questa chiesa era Paolo. Dice: ma non era apostolo Paolo? Basta, non ci torno più sopra. So 12 anni che sto a portare insegnamenti biblici. Il pastore della chiesa ai Corinti era Paolo. Quindi non è che mancava l'insegnamento. È un po' come anche l'esperienza che facciamo un po' tutti noi, che noi insegniamo determinate cose e poi non vengono recepite da un cospicuo numero. Quelli entrano e quelli escono. Ma a me stesso, io insegno una cosa 100 volte e poi mi arrivano le mail: scusa, ma che vuol dire questo? Cosa? Ma come, fino all'altro ieri mi hai detto amen, amen, amen. E quindi 2000 anni fa c'era questo problema. Oggi, previo rapimento della Chiesa, che stiamo nell'ultimo minuto, dove il mondo è sotto indurimento, seconda Tessalonicesi capitolo 2, indurimento, perché non ha dato luogo all'amore della verità, Dio manda indurimento, perché ha rifiutato la verità. Tu vai a predicare a uno che è sotto indurimento da parte dello Spirito Santo perché si è ribellato, ha bestemmiato, ha calpestato la verità, vai a predicare Cristo. Non che non lo dobbiamo fare, ma vai.
Gettile perle ai porci. Non sto dicendo adesso che non bisogna predicare perché io in questo momento lo sto facendo, non è questo il senso. C'è tanta confusione. Fratelli che pensano che quando noi leggiamo in Ebrei 10:25, no? Che è Ebrei 10:25 o 7:25? Forse 10:25. Sì, è 10:25. Sì, di non trascurare la comune radunanza. Ci sono fratelli che pensano che la comune radunanza deve essere come dicono loro. Se non è come dicono loro, ma non ce l'ho solamente con un gruppo, eh. Questi errori si trovano un po' dappertutto. Chi si riunisce nei locali pensa che chi si riunisce nelle case non va bene, non è una comune radunanza, viceversa, chi si riunisce nelle case pensa che chi si riunisce nei locali non è una chiesa di Cristo. Chi fa parte di una congregazione che a sua volta fa parte di un insieme di chiese non sarebbe così perché in nome di qualcuno che si comporta male. C'è una confusione. Che peccato, perché queste cose non si insegnano, cioè nessuno ce le ha insegnate a noi. Le abbiamo lette nella Bibbia e lo Spirito Santo c'è. È l'ABC. Ma lascia stare chi è evangelista, chiamato da Dio, chi ha un ministero di itinerante, che però è cresciuto nella chiesa, nelle chiese, sotto pastori e tutto quanto, non è. Ma i credenti hanno bisogno di una comune radunanza, se non sei, come dice qualcuno, prendo un termine in prestito che mi piace, sei uno scappato di casa. E beh, qui c'hanno ragione chi usa questi termini in questo caso. Eh sì, eh sì. Sei uno scappato di casa, bello questo termine, mi piace. Sei uno scappato di casa. Abbiate pazienza, non sono qui per far ridere perché la situazione è molto grave. Quindi, lo Spirito Santo è colui che fa crescere, è colui che chiama, ma la persona è la persona, prendiamo un esempio su tutti, Stefano faceva parte della Chiesa di Gesù Cristo, di un gruppo di credenti, era inserito, nato di nuovo, aveva fatto il battesimo nell'acqua, aveva ricevuto il battesimo dello Spirito Santo e poi Dio va aggiungendo e chiama chi per una cosa, chi per un'altra, chi lo chiama oggi, chi lo chiama tra un anno, chi tra 10, chi tra 20. E così via discorrendo. Invano si affaticano gli edificatori se il Signore non guarda la casa. Puoi fare quello che vuoi. Non ci sarà opera. Puoi fare un video con 1 miliardo di visualizzazioni. Non succederà niente. Magari ne fai un video con una visualizzazione, pum, e succede qualche cosa per dire. Poi di opera a prescindere, vabbè, qui c'è tutto un ragionamento. Questo ragionamento ci porta a un'altra situazione analoga che sinceramente io nella mia vita non avevo mai posto mente a questa cosa qua. Perché nessuno sa tutto e tutti dobbiamo imparare da tutti. C'è una situazione nella Bibbia, che io ho postato anche il video, che praticamente, che ha fatto il fratello Salamone, che praticamente Pietro si chiamava Simone e veniva chiamato Pietro come soprannome ancora prima che il Signore gli ponesse il soprannome. Io non ci avevo mai posto mente a questo e vedendo questa situazione qua ho colto, per la grazia di Dio, subito l'insegnamento spirituale.
Perché dietro ogni situazione c'è sempre un insegnamento spirituale. Allora, intanto è scritto che, per esempio, Giovanni 1,40 e Matteo 4,18 ci dice che Simone era già conosciuto come secondo nome, come Pietro. Allora, perché il Signore Gesù poi gli dice: tu sei Simone e da ora sarai chiamato Pietro, Kefa, Petrus? Perché? È molto bello questo, è molto bello e non fa altro che enfatizzare quello che abbiamo appena detto. Nella Chiesa, in mezzo ai fratelli, il senso spirituale è questo. Cioè, il Signore Gesù non ha fatto altro che ufficializzare questo, ma adesso andiamo piano piano. Il senso spirituale, l'insegnamento spirituale è questo. Nella Chiesa, nel corpo dei credenti, nell'assemblea dei santi, tu puoi essere chiamato come ti pare, con i nomi più belli, che ne so, evangelista, predicatore, insegnante, quello che vuoi. Ma tutto quello che tu sei, che fai, viene reso potente, reso funzionale solamente, unicamente, tassativamente quando il Signore sarà a chiamarti come musicista, cantante, predicatore, insegnante, dottore, evangelista, quello che vuoi. O sì. Noi siamo conosciuti come, noi facciamo, noi diciamo, ma il Signore mi ha preso per mano e mi ha detto: adesso sarai chiamato, adesso. Eh sì, torniamo a quello che abbiamo letto in Marco 1, verso 17. Io vi farò essere pescatori di uomini, io. Ti chiamano Pietro? Così è scritto in Giovanni 1,40 che Simone già era conosciuto come Pietro, ma Dio non lo aveva chiamato così ancora. Matteo 4,18, Simone già era detto Pietro e ce n'erano altri di soprannomi. Sì? Ma era l'uomo a chiamarli così, e infatti i frutti non ce n'erano. Ma quando è venuto il Creatore incarnato, allora, quando è stato lui, io vi farò essere, nel farvi essere, gli ha cambiato il nome. Cambiare i nomi nella scrittura sta all'ordine del giorno. Allora, quel cambiamento, quel riconoscimento, tu eri conosciuto come? Sì, ma Dio ancora non si era mosso nei tuoi confronti. E quindi quello che fai, quello che facevi, non ha potenza. Non cadiamo nell'errore, per esempio, che magari noi non vediamo il frutto e questo non significa in automatico che non ci sarebbe potenza lì, nel senso che a me non risulta dalla scrittura che Noè non avesse potenza nel predicare il messaggio del ravvedimento, eppure nessuno si convertì, anche se si convertì tutta la sua famiglia. E questo è un grande miracolo. Quindi alle volte la potenza non necessariamente devono essere 1 miliardo di persone
che si convertono come quando nasce il cristianesimo, ma per esempio mi viene in mente, come si chiama, quello che profetizzò a Ninive, ossia Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Giona. Giona. Noi leggiamo che Giona tutta la sua vita, quello che ci dice la scrittura, fece una profezia, una cosa. Operò solamente una volta, si convertì, tensione. Qui poi entriamo nel tema della salvezza, il fatto che accettarono quel messaggio, poi bisogna vedere se si sono salvati. Se hanno perseverato, se si sono convertiti. Qui entriamo in una diatriba, credetemi, non è facile uscirne fuori. Un conto che menia un sacco e un conto che fai un dibattito con qualcuno che ti risponde attorno. Comunque adesso non è questo. Alle volte il Signore ci chiama a un'opera nella vita che porta molto frutto, o magari ci chiama a mille opere che effettivamente vengono dal Signore, ma che apparentemente non vediamo un grande frutto. Per esempio, Noè fu predicatore di giustizia, predicò per molti anni e si convertirono solo 8, ma fu la sua famiglia. E quindi interessante notare questo, ma a prescindere di come andranno le cose, il Salmo, come abbiamo letto, il Salmo 127, è inutile che ci affatichiamo. Se il Signore non custodisce la città, perché Dio fa crescere, abbiamo letto in Prima Corinti 3, ma quando Dio viene, quando Dio viene e opera nella tua vita e ti chiama, come ha fatto con Pietro, ha ufficializzato, tu sei conosciuto così bene, ma da adesso sarai conosciuto come quello che porta frutti in virtù di quello che viene riconosciuto dagli altri. E una volta che Dio ti chiama a un qualche cosa, fatti coraggio e sii forte. Perché da quel momento inizieranno, insieme i frutti, le persecuzioni. Perché chiunque viene chiamato da Dio, Satana non è che dorme, non è che si stanca, no? E quindi, come è scritto in Prima Cronaca 28, sii forte, fatti coraggio e agisci. Se Dio ti chiama, agisci. Ho sempre nominato questo, ho sempre rappresentato il passo di Esodo 14, quando Mosè si mette a pregare al Signore, gridare, pregare. E qualcuno dirà, beh, bisogna pregare, gridare. Sì, certo, ma quando è tempo di agire, agisci. No, adesso devo pregare. No, no, adesso devi agire. Su, stendi la tua mano verso il mare. Non gridare a me. Agisci. Ti ho chiamato. Che stai a fa? No, devo pregare. Sì, amenne. Adesso non c'è tempo di pregare. Calzomai preghi mentre fai. Poi, durante la sera, vai a pregare, ma adesso devi agire, non ti bloccare. Ecco quel minestrone. Chi non viene chiamato agisce, chi viene chiamato si ferma.
No, devo capire. Che devi capire? Devo capire. Ma che devi capire? Devo capire. Ah, devi capire che non c'hai fede? Te lo dico io, non c'hai fede. E senza fede è impossibile piacere a Dio ed essere salvati. Che pensi? Che l'uomo ti lancerà i coriandoli, le rose? Amico mio, l'uomo cercherà di ostacolarti, ma se Dio ti chiama non ti fermare. Non ti fermare. Molto importante questo. Un messaggio semplice da capire per chi è nato di nuovo, ma per viverlo bisogna realmente studiarsi assai, faticare, crocifiggere la propria carne. Non lo so se sono riuscito a trasmettere il senso. Potrei proseguire, però ho paura poi di ripetermi e magari entrare in retorica, e voi sapete che io non amo la retorica, non mi piace. Ripetermi, come ho già detto, è buono ripetersi, ma in questo caso penso che, insomma, sarebbe più pleonastico che didattico. Dio vi benedica, Dio ci benedica. Andiamo avanti, perché i giorni che verranno saranno giorni molto molto difficili. Apro parentesi, la Russia esporta il 30% dei concimi a livello mondiale, in tutto il mondo, e in più il 30% del grano, le esportazioni vengono tra Ucraina e Russia. Quindi tra quest'anno e il prossimo anno vedremo. Dovremo passare per grandi prove, grandi crisi, e quindi siamo avveduti, facciamo quello che dobbiamo fare, prepariamoci, umanamente parlando facciamo quello che possiamo, ma sappiamo che Dio non dorme, non sonnecchia e non permetterà che il giusto passi per determinate cose. Perché Dio provvede sempre, giorno per giorno, insieme alle tribolazioni, le persecuzioni, tutto quanto. Ma è Dio, il nostro pane quotidiano, ha detto che ce l'avrebbe dato, amen, e noi ci crediamo. Quindi siamo avveduti, ma aspettiamo che. E in mezzo a tutto questo mare di guai, che è già iniziato, ma andranno questi dolori di parto sempre via più ad aumentare, aspettiamo, ciascuno di noi, che Dio ci possa sempre di più chiamare a qualunque cosa ed essere Lui a chiamarci, a operare e rispondere amen, sia con la bocca che con i fatti, alla sua chiamata. Non scoraggiamoci, perché il Signore sta per aprire la sua chiesa, ma prima del rapimento magari farà una piccola grande opera nella vita di ciascuno di noi. Amen. Questo è stato un piccolo sermone, una piccola riflessione, che poi sto vedendo che è durata 33 minuti. Anche quando sono piccole non riesco a farle troppo corte, peccato. Va bene. Niente, Dio vi benedica, con voi come è sempre stato vostro fratello Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà. Al prossimo video. Shalom. Maranatha.